Questo video è offerto da Mister Rinaldi. Il tuo esordio nella panchina del Città di Melilli oggi non era una partita facile per riscattare, insomma, le sei giornate negative. Oggi è veramente un grande Città di Melilli, forse lo scossone è avvenuto. Guarda, non so se lo scossone è avvenuto o è stato, diciamo, proficuo. Io dico una cosa, l'ho detto anche pubblicamente, subentrare al posto di un collega dispiace sempre, anche perché Batata è un amico, e io dico, come ho detto ai ragazzi, che loro hanno fatto la storia portando questa squadra in Serie A, l'ha fatta anche Batata. Va dato merito veramente a questo grande gruppo, perché questo è un grande gruppo e l'ha dimostrato anche oggi insieme a Batata, perché oggi la metà di questo risultato positivo è anche di Batata, che li ha guidati fino a pochi giorni fa. Io sono contento soprattutto per loro, per i ragazzi, perché meritavano comunque di sbloccare questa classifica. Sappiamo benissimo che rimanere in Serie A ci serve veramente un'impresa immensa, ma come hai detto bene tu, oggi la squadra mi è piaciuta tanto perché ha messo cuore, attenzione, carattere, organizzazione, voglia di vincere duelli individuali, attenzione sui dettagli. Ho lavorato poco, ho fatto 3 giorni di allenamento. Chiaramente ogni allenatore ha le sue idee, deve avere il tempo di trasmetterle, però io tra i tanti difetti che ho penso di avere la qualità di riuscire empaticamente a entrare anche subito nella testa dei giocatori, o meglio in questi ragazzi che fanno tantissimi sacrifici, perché lavorano tutti, è gente veramente che ha fatto la storia proprio per questo, perché lavorando si è impegnata tanto, è arrivata in Serie A e sta giocando in Serie A, e sono tutti lavoratori. Quindi secondo me questo punto vale tanto per il morale, anche se ovviamente è solo un punto. Dispiace perché l'avevamo portata quasi alla fine, però diciamo che il Petrarca è una grande squadra, il Petrarca ha gente, un allenatore di grande livello come Luca Giampaolo, uno dei migliori allenatori italiani, ha una squadra con tanti effettivi che l'anno scorso hanno fatto un campionato strepitoso, non so quante partite di fila hanno vinto, campioni d'inverno, ed è ovvio che noi fra infortuni, squalifiche, abbiamo giocato con un organico ridotto all'osso. Però ripeto, per i ragazzi questo deve essere un segnale di ottimizzare la settimana che abbiamo, perché non possiamo fare doppie sedute, quindi lavorare la sera, ottimizzare il lavoro che dobbiamo fare e andare avanti senza avere nessun tipo di pretesa, nel senso, la pretesa di dare sempre il massimo, questo sì, però il campionato è difficile. Siamo contenti per questo primo punto, che è storico per il Melilli in Serie A. Non c'è l'obiettivo di vincere il campionato? No, non dobbiamo vincere, no. Già riuscire a entrare in corsa per la salvezza vuol dire vincere uno scudetto per noi in queste condizioni, condizioni logistiche, di allenamento e tutto, perché il lavoro è lavoro. Chiaramente è difficile trovare in Serie A ragazzi che lavorano e giocano, ma però si può giocare tranquillamente. Ma loro l'hanno fatta alla grande. Io a fine primo tempo sullo 0-0 ho detto ai ragazzi, comunque vada questa partita, mi avete commosso, mi ha ricordato questa partita, le partite storiche con l'Augusta in 5, col Genzano in finale, mi ha ricordato quelle partite. Sono quelle le partite che le squadre che sulla carta partono svantaggiate devono giocare, non sono partite di presunzione, partite di andare su a pressare chi. Giocare dietro, giocare bene, a me piace un calcio a 5 propositivo, però si dice con l'esperienza e fai di necessità virtù. Quindi io un plauso lo faccio ai ragazzi veramente, che oggi mi hanno commosso, e spero che possa essere lunga questa avventura sulla panchina del Melilli.